e dietro uno scudiero come me a chiudere la formazione. In questo caso sono in tre nella lancia perché io prudentemente osservo. Nella zona intorno alla città di Pavia, dove si sono accampate le truppe imperiali di rinforzo, al confine con il parco visconteo, l'archibugiere comincia ad addestrarsi con il suo archibugio. Ecco qua, mi sembra proprio di vedermi, spadetta davanti, prendo la mira. Fermo. Perché fermo? Perché non si prende la mira. Sparo a spadetta senza prendere la mira. Spariamo dal fianco. Dal fianco. Sparo a spadetta così allora. Perfetto. Si spara dal fianco perché l'arma non è il massimo della precisione. La palla che viene messa all'interno della canna è sensibilmente più piccola della canna stessa, ovvero non è fatta a misura, e quindi rimbalza sui lati, rendendo il tiro molto impreciso. Si tende così a sparare nel mucchio. L'archibugio è comunque l'antenato del nostro fucile. Un'arma imprecisa, certo, ma sempre micidiale. È fatta da tre parti principali: la canna, il calcio e il meccanismo a leva, chiamato serpe, per la sua forma che ricorda appunto un serpente. È l'equivalente di quello che nei fucili di oggi si chiama cane, tanto per rimanere tra bestie. La serpe costituisce l'innesco, cioè mette a contatto la miccia con il bacinetto, che è la parte esterna dell'arma in cui si carica la polvere da sparo. Allora, si accende la miccia, ci si soffia sopra per darle ossigeno e non farla spegnere, e poi si tira la leva e si spara. La polvere da sparo fa esplodere fuori la palla di piombo che è stata infilata nella canna. Senza questa non riesci a fare niente. Questa è la palla. Una pallottola. Una che pallottola materiale è? Di piombo fuso. Piombo fuso. Aspetta che prima di scontrarci contro i francesi facciamo un bel test di quest'arma. Ok? Perfetto. Prendiamo una lastra di metallo, andiamo. Certo. Lastra di metallo dello spessore di circa 2 mm. Simuliamo un'armatura. Questi erano esattamente lo spessore e il materiale dell'armatura dei cavalieri francesi, quelle che noi archibugieri imperiali cercheremo di colpire in battaglia. Ma prima di sparare con l'archibugio proviamo con un'altra arma, la balestra, che era un'arma contemporanea all'archibugio. Molto bene. Balestriere! Vieni, balestriere. Spara contro l'armatura del francese. Non è successo niente, non si è neanche scalfita. No, adesso proviamo con questa vera. Col piombo e l'archibugio. Adesso facciamo la prova su questa pseudo armatura di un francese. Miccia accesa. Benissimo. Caricare. Fuori. Puntare. Fuoco. Dicesi schioppo del 1500. Un buco così. Questo è l'effetto che fa. Hai capito?